Allora, io voglio rispondere alla ministra Roccella una cosa che sa lei già, e per questa cosa io sono stata definita fascista, perché io mi batterò sempre le teorie gender. Bene, le teorie gender che cancellano le donne sono teorie che io non condivido, e mi batterò sempre contro tutto questo. L'ho dichiarato già, non è una notizia, perché l'ho detto a luglio, ok? Quindi io e la ministra Roccella su questo siamo d'accordo. Poi, per quanto riguarda la denatalità, io, l'ha appena detto la ministra Roccella, penso che al di là del patriarcato e le teorie gender, che possono essere parole teoriche, c'è la vita vera delle persone, una vita vera delle donne, che per fortuna la misura dello stare al mondo di una donna non è la violenza, e io questo lo dico da 30 anni. Non raccontiamo che noi donne la nostra misura dello stare al mondo è la violenza, no, non è così, perché questo è un racconto molto pericoloso, soprattutto per le giovani donne. Siccome io condivido con la ministra Roccella l'idea che l'obiettivo è la libertà femminile, allora la denatalità si contrasta attraverso le infrastrutture sociali, attraverso gli asili nido, attraverso il welfare per le famiglie, perché solo questo può essere, e rompendo tutti gli ostacoli che permettono a una donna che ha desiderio di avere figli, perché non è un obbligo, però anche questo, diciamo, anche questo non è un obbligo, cioè, no, è un desiderio, desiderio che non deve essere soffocato da tutte quelle infrastrutture che impediscono a una donna che ha un desiderio, o una donna che ha un desiderio di avere un figlio, di poterlo mettere al mondo e di poter realizzare i suoi sogni. E la politica deve mettere in condizione le donne che vogliono di autorealizzarsi come madri, esatto, come lavoratrici, esatto. Anche nel che in Germania il contrasto alla maternità, in Germania è vietata, come ben sa la ministra, non c'è la maternità surrogata, sì. Ma che cosa hanno fatto in Germania? Hanno permesso alle coppie omosessuali di adottare, okay, e quindi di sposarsi. È l'alternativa, i figli si faranno comunque, e allora se noi vogliamo davvero promuovere la famiglia e le famiglie, come la ministra Roccella ha detto tempo fa, io non ho per me la capacità genitoriale di una coppia omosessuale non è quello il problema, è la maternità surrogata. Allora però dobbiamo a un certo punto bisogna scegliere, come ha scelto Angela Merkel, che non è certo una comunista, ma è una più vicina alla vostra cultura. Allora tu devi cercare. Non offenda, scusi. Ho fatto fino adesso sul rispetto. No, è più vicina alla vostra cultura, Angela Merkel. Allora, però questo è, ricordatevi quello che vi ho detto, a proposito del rispetto e del dialogo e della tifoseria e del vergognoso modo di fare di dibattito pubblico che c'è oggi in Italia. Alla fine di questo dibattito io sarò di nuovo, ma ho le spalle grandi, di nuovo diventerò, però gli epiteti nei miei confronti saranno inenarrabili, perché sì, io ce ne faremo una ragione, Concia, io non posso dire, ma chi se ne frega, insomma, pure a me, Paola, però se ne frega, no, nel senso, no, però, lascia il tempo che trova le offese che vengano fatte gratuitamente, siamo tutti fascisti, Borgonova della Menina, ministra, cioè lasciano il tempo che trovano, ho capito, ma non è, ma questo non c'è dibattito pubblico, però, ragazzi.